Buongiorno, mi chiamo Marco Trevisan, sono il fondatore di Venipedia, che nasce soprattutto per due passioni. Una passione per Venezia, dato che è la città in cui sono nato, ci lavoro, e mi ha sempre affascinato tutto quello che riguarda Venezia, dalla storia, le tradizioni, avendo poi parenti, nonni, vicini veneziani che mi hanno raccontato detti, mi hanno tramandato le loro stesse passioni di Venezia. Reputato che fosse giusto fare un progetto che in qualche modo desse ordine a tutto questo mare immenso di informazioni che ci sono legate a Venezia, non solo alla città, ma proprio all'argomento Venezia che si espande in giro per il mondo, e quindi creare una sorta di enciclopedia online che fosse autorevole, fosse però fresca, quindi accessibile a livello di linguaggio proprio a tutte le persone possibili, anche all'estero. E che in qualche modo fosse un contenitore che raggruppasse, con vari modi di comunicare, quindi video, scritto, immagini, dicendo, dalle informazioni storiche, i luoghi, le persone, i detti, i modi di dire, su tutto questo oceano di informazioni. Di Venezia si può dire, si possono dire tante cose, tra cui il fatto che nei secoli sono stati inventati, proprio per lo spirito anche ironico dei veneziani, e autoironico, sono stati inventati veramente migliaia di detti e modi di dire. Alcuni di questi sono andati in disuso, oggi invece se ne usano ancora molti. Tra questi sicuramente tra i vari spicca Duribanchi, che è un modo per dare conforto alla persona, per dirgli forza, tieni duro, cioè, vai avanti, non ti preoccupare, vai avanti, che deriva storicamente dal periodo in cui appunto città marinara, quindi città in cui usava le barche sia per trasportare ma anche per andare in. In quel particolare contesto, immaginiamo, vediamo anche nei film che c'erano i vogatori, questi lunghi remi, quindi erano in squadre, appoggiate dei banchi seduti per fare meno fatica, ovviamente per poter dare più forza. Dui ai banchi era un incitamento che si dava un senso di allarme anche che il capitano, piuttosto che chi dirigeva i vogatori, avvertiva che o stavano per speronare, stavano per assaltare o stavano in contrario per essere assaltati, quindi dicevano tenetevi duri i banchi per manovrare e quindi per governare la nave. Oggi quindi duri i banchi è stato un po' più compresso, è un po' lo stesso senso, tener duro in un momento particolare. Mi chiamo Maurizio Vittoria, sono veneziano, veneziano da molte generazioni, amo Venezia e tutte le sue tradizioni, anche per tradizioni familiari appunto. Mi interesso di storia, di costume veneziano e restando nell'ambito dell'attuale pandemia mi viene in mente un detto che si dice sei brutta come la peste. Ti è brutta come a peste. Sentendo questo si pensa subito alla peste come una pestilenza, in realtà deriva da una statua, la statua della peste che si trova all'interno della chiesa della Salute, sorta in devozione alla Madonna. E sull'altare maggiore c'è una vecchia molto brutta che scappa e questa veniva sempre indicata ai bambini come la peste. Ecco, guarda la peste che brutta che è. Da questo deriva, sei brutta come la peste.